proprio al fondo di questo anno anomalo ritroviamo noi stessi e ritroviamo, attraverso le parole di un uomo di fede straordinariamente autentica, la verità. Cosa significa ascoltare le parole di un cardinale che ha scritto libri e preghiere meravigliose? Significa anche scoprire che non disdegna interventi molto semplici per una testata come Famiglia Cristiana, in cui certamente c'è spazio per tutti gli argomenti che ci interessano, e c'è anche però spazio proprio per quella semplicità alla portata di ciascuno, anche quando si tratta di comprendere i grandi misteri. Vediamo una luce improvvisa nella notte, anzi quella luce nel titolo, auguri da autore, dunque una rubrica che tra l'altro in questo caso mette a corredo dell'articolo firmato appunto dal cardinale Angelo Comastri un'immagine splendida, lo scrigno che conserva quella Natività di Giotto, capolavoro imperituro, e è invece trattata attraverso la moderna tecnologia come se l'affresco stesso fosse sulle pareti esterne di questa cattedrale, eterna anch'essa per spiritualità e non solo, perché Francesco d'Assisi ne è stato il creatore proprio con la sua santità. Ritorniamo ad Angelo Comastri. Come vivere i giorni della Natività in quest'anno di Covid? La riflessione del Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano. Certo, i giorni del Natale, perché vi ricordo che non abbiamo soltanto da festeggiare e ricordare quello che già appunto abbiamo trascorso, anche se il motivo essenziale di tanta voglia di intimità e voglia di famiglia è certamente quello, il Dio che si incarna. In realtà ci sono tante altre solennità meravigliose in queste giornate che ci fanno ritornare in qualche modo bambini, proprio nel senso evangelico del termine. Il cardinale scrive: «Il Natale è una delle feste più radicate della sensibilità della nostra gente, però oggi noi cristiani la celebriamo in un contesto che spesso si muove in direzione contraria. La via di Betlemme è ostruita da tanti detriti, orgoglio, egoismo, indifferenza, violenza». Per questo molti non riescono a trovare più la strada che porta alla grotta. Occorre ripulirla di più. Bisogna che noi cristiani diventiamo la strada che conduce a Betlemme. E come sempre ci abitua questo straordinario principe della Chiesa, perché è in ogni momento capace di descrivere in maniera vivida quello che può avvenire a chi incontra la fede, ma anche nel dolore. Non necessariamente appunto il Natale raccontato da Comastri significa cori d'angeli e tanta dolcezza. Sentite, ricordo un Natale che mi resta nel cuore come una ferita e come un messaggio sempre attuale. Ero aiuto cappellano nel carcere romano di Regina Coeli. Alla vigilia del Natale, appunto, 1970, mi recai lì portando qualche piccolo dono da offrire ai detenuti. Tra i primi venne un giovane di nome Sergio. Neppure il tempo di dire una parola che il ragazzo mi si gettò al collo e piangendo disse: «Una festa che rifiuto, una festa che mi fa soffrire. È la festa della famiglia e mi ricorda che io la famiglia non ce l'ho. Il Natale mi lacera dentro». Un uomo che non aveva mai conosciuto suo padre, figlio di una donna
perduta, tra virgolette, ma speriamo naturalmente non per sempre, comunque un autentico purtroppo grumo di ribellione e dolore rispetto a questo suo non avere alcuno che si curasse di un augurio, di una carezza. E naturalmente poi quel terribile destino per cui il male commesso lo aveva portato in carcere. Dunque, il cardinale Comastri, tanto per metterci anche uno specchio davanti, perché indirettamente è come se ci dicesse: voi cosa fate per queste persone? Continua a citare quel ricordo che 50 anni fa ancora è vivissimo. Ho bisogno di una mamma, disse Sergio, di una carezza, di una dolce voce che mi chiami figlio. E tanti altri racconti troviamo in queste pagine, tant'è che abbiamo anche già intravisto figure come Madre Teresa di Calcutta, da lui ben conosciuta, ma anche Jean-Paul Sartre, citato per una sua riflessione sui sentimenti di Maria con in braccio il bambino, eppure come sappiamo si tratta di un ateo. André Froissart, un grandissimo convertito francese, grande letterato e personaggio importantissimo della cultura, ed anche Paul Claudel, questo grande autore francese di cui è celeberrimo L'Annonce à Marie, un'opera teatrale, l'annuncio appunto alla Vergine nel titolo, che rimanda a una grande letteratura religiosa e spirituale. E voglio, prima di chiudere questo intervallo, anch'esso fatto appunto di volontà di vivere queste festività nel modo più consono, citarvi questa preghiera, perché il cardinale Comastri appunto ne ha scritte di splendide. Gesù, portaci a Betlemme. L'infezione di Erode ci ha contagiati e l'indifferenza di Gerusalemme è arrivata sino a noi e ha reso la nostra vita cristiana soltanto abito di circostanza. Signore Gesù, accendi una stella anche per noi e guidaci sulla strada della coerenza. Invia un angelo per gridare nel chiasso dei nostri cuori: è nato per te il Salvatore, è nato per te. Donaci coraggio per affrettare il passo verso Betlemme. Maria, sorridendo, ci accolga, ci trasmetta l'umiltà che fa cadere in ginocchio nella paglia, paglia scelta da Dio per l'incontro con noi. Amen. Ogni dettaglio non è casuale, perché appunto quando si è davanti alla fede, alla speranza, all'amore custoditi in un cuore come quello del cardinale Comastri, non resta che sentirci privilegiati, oltre che fratelli e sorelle. E dopo Famiglia Cristiana vogliamo prendere invece un'altra testata un po' diversa, un po' più di nicchia forse, ma visto che sono stati citati gli angeli, è bello ritrovare nel segno del soprannaturale, questo appunto dedicato in questo numero alla devozione al Santo Bambino, con un riferimento anche alla Francia, al Gesù di Baume, un articolo dedicato a Don Marcello Stanzione. Don Marcello Stanzione regala il suo museo sugli angeli alla comunità Devozione Angeli e Arcangeli. Un personaggio, Don Marcello Stanzione, che dalla Campania è conosciuto ormai in tutta Italia e non solo, proprio per la sua accuratezza, oltre che per la sua preparazione su queste creature, che come sappiamo interessano anche una fascia di persone che sono lontane dalla Chiesa e a volte anche dalla cristianità in generale. Però per noi è sempre molto molto importante ritrovare un alveo consono appunto alla nostra tradizione. Dunque, un museo che sarà custodito nella Santa Maria della Venenta, dove oltre al santuario naturalmente ci sono dei locali adatti
Infatti, l'incontro con Gesù aveva cambiato la nostra vita, raccontano i ragazzi di questa comunità che ospiterà il museo. Quello con Maria ne aveva trovato il completamento, diventando essa stessa faro che illumina e dirige il nostro cammino. Come vedete, in evidenza c'è anche San Michele Arcangelo, che è una figura di riferimento in tutta Europa. Nelle altre immagini troviamo scatti che mostrano statuine, mostrano ex voto, quadri, insomma un vero deposito quello di Don Marcello, quello dell'esperto di angeli, arcangeli e tutte le figure celesti. La comunità ha partecipato con entusiasmo a questo nuovo progetto, anche attraverso nostra sorella Paola, cioè una suora divenuta responsabile, promotrice e divulgatrice della conoscenza angelica, quindi uno strumento in più, perché noi riusciamo a passare con scioltezza tra gli angeli e gli arcangeli e soprattutto a sentirne quel volo che ci può aiutare a riconoscere la terra come solo una parte della realtà fatta appunto di terra e di cielo. Noi tra poco potremo ritrovare anche un'altra figura importante e semplice, proprio un altro cardinale italiano per il quale abbiamo pregato. Quindi non mancate, perché sarà molto interessante anche per voi sentir raccontare l'esperienza di Bassetti dopo il Covid. E vediamola subito la copertina di Credere, soprattutto perché ritroviamo il volto del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti. Covid-19, il racconto della malattia. Natale è mettere la vita nelle mani di Gesù. Abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni degli altri. Questo è il succo, potremmo dire, del messaggio conclusivo contenuto nell'intervista, che non è firmata, quindi rilasciata, immaginiamo, proprio al direttore Don Antonio Rizzolo, per rappresentare l'intera redazione e l'intera gioia di tutti coloro che finalmente, dopo alcune settimane di trepidazione, eravamo anche noi tra questi, hanno potuto ritrovare un cardinale Bassetti in buona salute e naturalmente che prosegue con calma la riabilitazione e la convalescenza. 78 anni ha il cardinale, presidente, come detto, della Conferenza Episcopale Italiana ed è anche arcivescovo di Perugia, città della Pieve. Ricorda bene i Natali del dopoguerra. I suoi maestri sono stati Don Milani e La Pira, quindi un ambito prettamente toscano. E invece, come sappiamo, il cardinale Bassetti è di una regione confinante con la Toscana, ovvero l'Umbria. Fraternità, corresponsabilità, collegialità. Penso che sia un'attesa comune, miei dei confratelli. Così rispondeva all'indomani della nomina a presidente dei Vescovi il 24 maggio 2017. Raccogliendo l'intuizione del sindaco santo di Firenze, Giorgio La Pira, nel febbraio scorso ha promosso l'incontro dei Vescovi del Mediterraneo. E poi il riferimento appunto anche a Don Lorenzo Milani, a una di quelle persone che hanno cambiato completamente non solo la loro vita dedicandosi appunto alla Chiesa con la scelta di farsi sacerdoti, ma anche ambiente personale, estrazione sociale alto borghese, non dimentichiamolo, qualcuno neppure lo sa,
e invece una vita soprattutto dedicata a chi non poteva neppure andare a scuola perché doveva lavorare per famiglie poverissime. Ma adesso ritorniamo all'attualità. Innanzitutto, come sta il cardinale Bassetti? Posso dire di star bene, anche se sono ancora in fase di recupero pieno delle forze. Avanzo nel cammino di guarigione con l'aiuto del Signore e l'affetto di tutti coloro che non smettono di dimostrarmi, pur distanti, vicinanze e premura. Quali pensieri sono ritornati in queste settimane? A chi ha pensato? Sono stati giorni delicati in cui mi sono sentito come chiamato a trarre un bilancio d'una vita. E poi dice soprattutto, più che pensare, ho pregato. È stata la consuetudine alla preghiera che mi ha aiutato e mi ha dato conforto. E questo naturalmente significa anche guardarsi dentro, perché la preghiera non è soltanto un modo per fare richieste al Signore, anche se in certe circostanze quasi estreme, come quella vissuta appunto dal cardinale Bassetti, che in altra intervista, immediatamente dopo essere uscito dai giorni in cui era in pericolo di vita, ha detto che si era sentito nel deserto, un cammino quindi molto pericoloso, eppure c'è stato spazio anche per una preghiera appunto fatta di riflessione, non solo di domanda. Cosa ci insegna la pandemia? Avevamo visto anche la sintesi prima in copertina. Penso che già ci abbia insegnato solidarietà e unità contro ogni forma di disgregazione. Per affrontare un problema così grande abbiamo bisogno di remare tutti nella stessa direzione e prenderci cura gli uni degli altri. Mi piacerebbe che questo insegnamento restasse come uno stile ecclesiale. E poi le ultime parole, che noi speriamo siano un augurio presto realizzato, che questo stile possa restare anche quando ci saremo lasciati la pandemia alle spalle. Ma per ora non è alle spalle. Quello che in poche ore invece lo sarà è proprio l'anno civile 2020. E attraverso il Corriere della Sera e il suo magazine 7, che ha in copertina un personaggio del cinema internazionale, il regista Bong Joon-ho, e andiamo a riflettere su alcune cose buone del 2020, eppure ci sono e ci sono state. La scrittrice Chiara Gamberale ci ricorda: noi non siamo il coronavirus. Quali sono le vostre cose buone del 2020? Lei comincia dicendo: il mio amico fratello Rodrigo ha diretto l'orchestra di Diodato, che ha vinto il Festival di Sanremo, quindi una gioia per lei. Ho visto per la prima volta gli affreschi di Ravenna, altro elemento che forse può stupire una donna che ormai è nel pieno della maturità, una scrittrice che non aveva ancora visto gli affreschi di Ravenna, i mosaici meravigliosi. Eppure quando capitano queste cose, come se mi capita di incontrare qualcuno che so che non ha mai visto, ecco, la Basilica di Assisi o gli affreschi di Giotto, mi capita anche di pensare: beh, fortunato, perché ti aspetta una grande gioia quando finalmente sarai lì e lo vedrai. Oppure tante altre visite possibili a libri, città, persone. Diceva la scrittrice, a proposito di grandi anche del mondo cattolico, l'irlandese Flannery O'Connor: ho una malattia, non sono quella malattia, ricordiamocelo. Quindi la lezione non è originale, Chiara Gamberale la rilancia, ma fa molto molto bene. Altra cosa positiva del suo 2020: dopo 26 anni ho smesso di fumare, e non è evidentemente un traguardo da poco. E proviamo anche noi a fare questo esercizio. Tocca a noi, ci invita la Gamberale a proposito di quello che le è accaduto. Noi
potremmo ogni volta ritrovarci con delle gioie che sono solo nostre, non sono particolarmente condivise, che però rendono appunto anche un periodo difficile per l'umanità come questo 2020 qualcosa in cui c'è da ringraziare. Ringraziamo il Padre Eterno e soprattutto ricordiamo che non siamo mai la malattia, siamo sempre altro. E questo ci aiuta a arrivare anche a un punto di vista rovesciato, se vogliamo, che ci insegna in questo caso Enrico Franceschini, una rubrica per il venerdì di Repubblica. La rubrica si chiama L'Espatriato e parla di una capitale di uno stato, l'Islanda, molto alla moda prima che non si viaggiasse più. Reykjavik, essere felici sotto zero. E ci sono anche le statistiche. Il freddo non esiste, afferma un vecchio proverbio. Esistono vestiti che non tengono abbastanza caldo. Armato di questa saggezza popolare, uno studio dell'Università di Tromsø nella Norvegia settentrionale ha scoperto che è più una popolazione vive vicino al circolo polare artico, meglio è meritatamente equipaggiata per affrontare i rigori dell'inverno, e questa è un'ovvietà, ma in pratica l'umore dipende dalla latitudine a cui si è abituati. In Italia i mesi in cui diminuiscono le ore di sole spesso suscitano una malinconia stagionale, il cosiddetto winter blues, ma a Oslo, Montreal o San Pietroburgo possono invece diventare motivo d'allegria. Insomma, sicuramente anche al freddo una bellissima passeggiata può essere un dono del cielo, ma soprattutto c'è un'espressione che vado a ritrovare, un'espressione conosciuta non soltanto in Danimarca, eccola qui, hygge, cioè quel senso di calore, di tepore e soprattutto di piacere delle coccole sotto una morbida coperta davanti a un caminetto scoppiettante. Allora, se al lume di candela, non necessariamente in due, ma anche appunto tra amici, oppure se con un escamotage qualunque riusciamo a trovare la felicità anche con il freddo fuori, senza che il sole ci accompagni, può essere anche questo uno spunto per conoscere le nostre piccole felicità. È un cielo stellato quello col quale vogliamo chiudere questo nostro incontro che è passato attraverso tanti spunti molto belli, vicini alla nostra fede, ma anche inviti a rovesciare i punti di vista. Il messaggero di Sant'Antonio parla di luce nel buio, dunque le nebulose, dunque le stelle, ma soprattutto quel cielo stellato che probabilmente ha aiutato anche una donna come Lucille Bridges, una donna che se n'è andata in questo 2020, eppure ha lasciato qualcosa di fondamentale per l'umanità. È stata la sola coraggiosa persona che per prima, 60 anni fa, ha deciso che sua figlia, nera, come vedete anche nel quadro di Norman Rockwell, era giusto che andasse in una scuola per bianchi, perché la Costituzione lo prevedeva, la Corte Suprema le aveva dato ragione, e quindi un elogio particolare a chi costituisce una stella che però per brillare ha bisogno di superare con coraggio le difficoltà. Buon 2021 a tutti!